Il laboratorio si occupa da un lato di didattica e dall'altro di ricerca. Con tutte le strutture universitarie, diciamo, dobbiamo assolvere questi due compiti. Nell'ambito della didattica ci occupiamo principalmente di disegno tecnico industriale per allievi di ingegneria meccanica e di disegno CAD, o di che si voglia modellazione geometrica e personalizzazione software, che viene insegnata sempre agli allievi di ingegneria degli anni successivi. Nell'ambito di questo corso, diciamo, il 50% del corso è fatto in Rhinoceros, insegniamo le basi di Rhino, insegniamo un po' di Grasshopper, operazioni di Grasshopper e qualche lezione di Python. Nell'ambito della ricerca, oltre a occuparci delle tematiche relative, diciamo, al disegno tecnico e alla modellazione geometrica, ci interessiamo di progettazione di tolleranze, specificazione geometrica dei prodotti, di applicazioni di reverse engineering e, diciamo, molto spesso di applicazioni nel settore biomedicale. Come esempi abbiamo il maxillofacciale, il dentale, oppure il settore dell'ottica oftalmica e così via. Altro argomento che va molto di moda ultimamente e che ci interessa particolarmente è la robotizzazione rapida. In particolare, nel nostro laboratorio sono presenti due stampanti 3D, una Z-Printer, che stampa a gesso, la caratteristica è poter stampare oggetti che hanno colore, oggetti colorati, a differenza della maggior parte delle altre stampanti che invece consentono di stampare in un unico materiale. L'altra è una stampantina a filo fuso ed è la Cubex Duo. Oltre a questi strumenti abbiamo a disposizione una Konica Minolta, che non è altro che uno scanner 3D, una OGP Smartscope, che è una macchina di misura coordinate. È dotata di tre sensori, un sensore ottico, un sensore laser e un tastatore, serve per rilevare le geometrie di oggetti e per verificare il tolleranze. Infine disponiamo di un braccio del faro, anche questo strumento per verificare tolleranze o per acquisire oggetti tridimensionali. Dagli oggetti tridimensionali otteniamo il numero dei punti o un file, una mesh, diciamo, un file STL, che poi viene lavorato con altri software, tra i quali Rhino. Rhino viene molto utilizzato, in particolare gli strumenti di Rhino che utilizziamo sono principalmente Python, seguito da Grasshopper, il quale ci permette di interfacciarsi con molti strumenti, quali Kinect per esempio, o il Leap Motion o l'Arduino. Il Kinect non è altro che questo oggetto, è realizzato dalla Microsoft e ci consente di integrare al suo interno un'acquisizione di un'immagine, colori, e un'acquisizione di un'immagine di profondità, che riusciamo a realizzare, ad avere la, diciamo, profondità degli oggetti. Riusciamo a fare scansioni di oggetti se vogliamo. Il Leap Motion invece è un strumentino un po' più piccolo che serve per interagire con il PC attraverso le mani, rileva la posizione delle dita delle mani. Oltre a questi strumenti, recentemente abbiamo introdotto l'uso di Caramba, sempre all'interno di Grasshopper e di Python. Caramba ci serve per, come risolutore, diciamo, FEM, per elementi FIM e per elementi SEM. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo fare delle analisi su strutture, delle verifiche strutturali di strutture costituite da aste di varie sezioni oppure di strutture costituite da superfici. Vediamo adesso una carrellata dei progetti che hanno visto pesantemente coinvolto Rhino. In particolare negli anni scorsi vi ho fatto vedere, appunto, il progetto Blockship, che è stato finanziato dalla Regione Toscana e sviluppato in collaborazione con l'azienda 3J. 3J
In questo progetto dovevamo introdurre degli strumenti utili al supporto della progettazione navale. In particolare abbiamo creato delle interfacce nelle quali andare ad inserire le caratteristiche di vari oggetti che compongono l'imbarcazione, per esempio lo spessore delle lamiere, per esempio il materiale e così via. Con questa interfaccia è possibile stabilire un peso delle varie parti e associarne uno spessore. Queste superfici, per essere realizzate, devono essere stese su un piano successivamente piegate. Anche qui abbiamo sviluppato degli appositi algoritmi di sviluppo di superfici complesse, basandoci sugli strumenti già forniti da Rino, e abbiamo sviluppato degli algoritmi di nesting che consentono di distribuire su un foglio di lavoro le varie geometrie da tagliare per realizzare la nostra imbarcazione. Altro progetto relativo al settore dentale è stato l'IndemnM, anche questo l'abbiamo presentato qualche anno fa. Essenzialmente in questo progetto abbiamo realizzato virtualmente una protesi dentale. Partiamo dalla scansione di carico con il paziente e andiamo a riposizionare i denti per soggetti e denti. Una volta riposizionati i denti in modo virtuale, facciamo? Andiamo a analizzare l'applicazione se funziona bene. Quindi, sempre all'interno di un ambiente CAD, in questo caso io, siamo andati a verificare le aree di contatto quando la protesi va in occlusione. Nonostante di questo, abbiamo riproposto il modello geometrico in reale, cioè abbiamo stampato, prototipato la nostra protesi e abbiamo sviluppato un masticatore nel quale siamo andati a misurare fisicamente le forze che nascono nell'interazione tra i denti antagonisti. Abbiamo rappresentato le nostre forze all'interno del modello geometrico in Rhino. Altro plugin che Novante ha a disposizione gratuitamente è questo, è stato sviluppato sempre in un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla regione per l'azienda Iova SRL, all'interno del quale abbiamo sviluppato degli algoritmi per la progettazione di lenti progressive. Oltre alla progettazione geometrica abbiamo fatto l'analisi ottica basata sull'analisi di curvatura di mesh e creato dei file essenzialmente che somigliano molto ai file NC necessari per controllare le macchine del settore. Altro esempio di applicazione è la segmentazione di mesh. In questo caso parliamo di un femore di un cane sul quale vengono valutati una serie di caratteristiche, principalmente assi ed angoli, per decidere se intervenire per, diciamo, raddrizzare l'arto oppure se quel cane sta bene così com'è. Qui abbiamo sviluppato una serie di algoritmi basati sull'analisi di curvatura, per esempio, che ci consentono di individuare la testa del femore, una serie di altri algoritmi che automaticamente generano una serie di sezioni lungo il nostro femore per estrarre un asse e un'altra serie di operazioni. Queste operazioni, diciamo, richiedono un'elevata elaborazione di mesh. In particolare, per quanto riguarda l'elaborazione di mesh, mi ha sviluppato degli algoritmi per l'analisi di curvatura, degli algoritmi per allineare modelli di mesh, per sovrapporre mesh, per analizzare distanze tra due mesh sovrapposte e per valutare il piano di simmetria di una mesh. Ora, non alcuni di questi, diciamo, strumenti sono disponibili all'interno di Food for Rhino nel progetto che si chiama Rhino Open Project.
dovrà essere integrato a breve, diciamo che per adesso ci sono alcuni strumenti, per esempio, che consentono l'analisi di curvatura, sicuramente, altri strumenti che consentono di andare ad aggiungere un vertice a una mesh, oppure di togliere un vertice a una mesh, di andare ad aggiungere triangoli. Già Drino fa qualcosa, ma per esempio se io voglio aggiungere un punto che non fa parte di una mesh a quella mesh, diciamo che in Rhino non ho trovato che comando adeguato, abbiamo sviluppato dei piccoli plugin che ci consentono di fare questo. Le ultime, diciamo, applicazioni che vi faccio vedere sono delle applicazioni di interactive design, human machine interaction, sviluppate durante una tesi di laurea. Essenzialmente, con lo strumento che avete visto prima, che probabilmente ci investa un po' di tempo dopo che faccio una piccola dimostrazione, con quello strumento che si chiama Keynote riusciamo a rilevare la posizione di un utente. Questo utente, muovendosi, va a interagire con gli oggetti di Rhino. Possiamo, per esempio, andare a modificare oggetti, a scalare oggetti, spostarli e così via. Diciamo, sono semplici esempi dimostrativi, diciamo. Oltre a far questo, possiamo tracciare lo scheletro di una persona, se siamo interessati, e infine possiamo realizzare una scansione tridimensionale, quindi rilevare i punti dello spazio visti da questa telecamera di profondità. A destra invece è uno degli ultimi progetti, diciamo che il progetto di sinistra è stato sviluppato esclusivamente in Python, quello di destra invece integra Grasshopper e Firefly e usa il Leap Motion per cambiare la posizione della vista all'interno dell'ambiente Rhino. Essenzialmente può essere utilizzato come navigatore, se vogliamo. Vogliamo andare a visualizzare un oggetto, usarlo, cambiare, diciamo, il nostro punto di osservazione di quell'oggetto. Il progetto è abbastanza simile, infatti li ho riassunti nella stessa slide. Infine vi parlo di quest'ultimo progetto che prevede l'introduzione di Caramba. Caramba non è altro che un risolvitore FEM, cioè uno strumento che ci consente di fare analisi strutturali, verifiche di resistenza di oggetti. La cosa simpatica di questo plugin è che è relativamente facile da utilizzare ed è completamente integrato in Grasshopper. Quando andiamo a realizzare un'analisi FEM su un modello BIM, dobbiamo partire dalla geometria, definire delle aste. Queste aste chiaramente devono essere inserite all'interno di Grasshopper, ma soprattutto trasformate in elementi asta per il nostro risolutore FEM. Quindi c'è questo comando che si chiama RangeToBeam, che ci serve per prendere gli oggetti di Rhino, le linee di Rhino, e tradurle in aste. Qui possiamo andare a impostare le sezioni e cose di questo genere. Una volta che abbiamo la nostra struttura all'interno del modello FEM, dobbiamo definire quali sono i carichi, quali sono i vincoli e quali sono i materiali. Per quanto riguarda i carichi e i vincoli, diciamo, dobbiamo indicare su quali nodi la nostra struttura è incastrata. Anche qui ci sono degli strumenti che consentono di definire i supporti. Mentre per quanto riguarda i carichi, dobbiamo definire dove la nostra struttura è caricata. Può essere una pressione distribuita, può essere una forza concentrata, può essere il peso stesso della struttura. Quindi questo strumento può andare molto bene in una fase di progettazione preliminare di una struttura architettonica. Soprattutto se questa è parametrica e realizzata.